signori, benvenuti nella casa del Metaformia Basketball, il Palo Fabiani, pronti per assistere alla 12ª giornata della Serie C Gold del Lazio. In cronaca, a raccontarvi questa partita, Davide Guzzardi, alle riprese Nicola Dell'Anno. Il Formia ospita oggi la Virtus Aprilia, squadra al 14° posto in classifica. Il meta di coach Di Rocco deve cercare di risalire la china al 9° posto attualmente, con una partita in meno rispetto alle altre squadre che hanno giocato questa giornata. Già ne mancano 6 squadre, comprese Formia e Aprilia, che giocano proprio dalle 18. Andiamo a riepilogare. Avete visto nelle immagini la presentazione delle squadre? Non lo so, Nicola non mi sostiene in questa cosa. Intanto io vado a leggervi i roster delle due formazioni. Il Formia con Di Rocco, Cota, Marziali, Rodriguez, Norbedo, Lamura, Della Blanca, Massaro, Gattesco e De Pippo. Ad assistere Gianni Di Rocco ci sarà Carlo Sapia, come sempre. Quanto riguarda invece la Virtus Aprilia, porta oggi al Pala Fabiani Nembrini, Cavicchini, Cappelli, Alessandrini, Ancona, Puleo, Bilotta, Fonte, Bruni, Milani e Dorazio. Il mister della formazione ospite è Giunio Menichincheri. Aprilia che viene da una vittoria, quella ottenuta nell'ultimo turno in casa contro Lanzio Basket Club per 63-58, score dell'Aprilia però tutt'altro che lusinghiero, 3 vittorie e 8 sconfitte in questa stagione fino ad ora. Mancano poco meno di 40 secondi alla palla 2. Il Formia anche viene da una vittoria, quella contro il Nuova Pallacanestro Riano per 79-75 su campo del Riano. 6 vittorie e 5 sconfitte fino ad ora per il Formia, che sta ottenendo risultati positivi in casa. L'ultima vittoria è arrivata comunque in trasferta, l'abbiamo detto. 12 punti per il Meta, 6 per la Virtus Aprilia. Sarà lo scontro questo tra i due principali marcatori delle due squadre, che sono Francesco Pio Cota, 220 punti, una media di 20 punti a partita per il play formiano. Quanto riguarda invece l'Aprilia, Riccardo Puleo alla piccola, 162 punti, una media di 14.7 in questa stagione per lui. Siamo pronti, il direttore di gara Remigio Bova e Simone Marino della sezione di Roma, pronti per la palla 2. E si comincia, primo possesso per il Formia, va a prendersi il pallone Norbedo, si vanno a schierare i compagni in avanti, Cota per De Pippo, di nuovo per Norbedo. Fa vedere Della Blanca, Cota va a servirgli un'assistenza. Quello ancora Perez che si gira, il tiro però è corto, possesso per l'Aprilia che va in contropiede. Palla all'indietro, ci prova da 3 il numero 20 Milani, la palla sputata via dal ferro, raccolta al rimbalzo da Ancona. Attacca Puleo, dietro per Dorazio, oggi il capitano della squadra, ma scadono i 24, nulla di fatto per l'Aprilia. Diciamo, il capitano oggi è Dorazio, manca Alessandro Gabanella, manca quindi la guardia da 39 punti fino ad ora in stagione. Attacca il Formia con Perez, Rodriguez per Perez, male però, recupera palla il numero 10 Ancona che subito va dall'altra parte, palleggia arresto e tiro al rimbalzo, la tocca di Pippo, rimessa per l'Aprilia, 8:48 sul cronometro, ancora 0-0. Un caldo innaturale nel Pala Fabiani rispetto al gelo invernale appena fuori dalle mura. Ci prova da 3, arrivano i primi punti di questa partita, li mette a segno Damiano Bilotta. La risposta del Formia con Cota che trova una linea di penetrazione, la sfrutta tutta
e va ad appoggiare 3-2 per l'Aprilia che è in possesso. Chiama lo schema Bilotta, il pallone arriva a Puleo. Ancona per Bilotta, buona la palla dentro per Puleo, la deve girare, mancano 3 secondi, 2, ripresa per il Formia, ha perso contatto con il pallone Milani. Può avanzare Norbedo, davanti a lui Bilotta che non la molla, la palla dentro, molto bene Norbedo che va fino in fondo ma non riesce a concretizzare questo possesso. Puleo fuori per Ancona che ci prova da tre, la palla prende il ferro, Norbedo al rimbalzo subito per De Pippo tutto solo che deve appoggiare al tabellone per i più facili 2 punti di questo inizio di partita. Mette il naso avanti il Formia, 4-3. Dorazio per Milani, fa girare palla all'Aprilia, non trova sbocchi per l'azione, si deve andare ancora sul perimetro. Dorazio fuori, molto bene, spaziature dell'Aprilia per la tripla realizzata da Milani. 2 canestri per l'Aprilia, 2 triple. Torna avanti la squadra ospite di 2 punti. Norbedo per il palleggio di Perez, c'è una chiamata dell'arbitro, fallo proprio sul numero 17 del Formia che va in lunetta ed entra il primo. Fallo dovrebbe essere stato proprio di Puleo ed entra anche il secondo. Parità 6-6. Prova per Ancona, davanti a lui Cota, si muove, quasi intercetta il pallone Cota, il pallone che comunque arriva a Bilotta che ci prova da lontanissimo. Palla tra il tabellone e il ferro, De Pippo al rimbalzo, avanza velocemente il Formia, Rodriguez molto bene a liberarsi della marcatura, poi va da tre, corto, primo ferro sotto canestro, ancora Perez e 2 punti. La Virtus che arriva, Milani che lo lascia ad Ancona. Dorazio si gira, prova un bel tiro senza ritmo, intanto palla persa del Formia, ha tentato un cross per Norbedo, qui sbaglia l'appoggio il numero 10 Ancona, va dall'altra parte il Formia, ancora per Perez che mette a segno altri 2 punti, sono 6 fino ad ora del numero 17 sui 10 totali della Formia. Ha chiamato il fallo a De Pippo, Leo qui cortissimo non riesce a trovare il canestro, la squadra ospite, palla che finisce fuori, possesso per il Formia, avanza Norbedo, marca strettissimo Bilotta, De Pippo, si muove Cota, servito in questo momento, subito lo scarico per Rodriguez, bella azione del Formia, sono 2 punti per il capitano Pablo Ariel Rodriguez, ma ottimo il movimento di Cota, ha trasformato un passaggio non precisissimo di De Pippo in un assist per Rodriguez. Prova da 3, arriva la tripla ancora di Bilotta. Ma siamo già dall'altra parte con Perez che ne mette altri 2. 14-11, qui quasi ruba il pallone Norbedo dalle mani del numero 12 Bilotta. Fino in fondo De Pippo, la stoppata di Perez.
vero mattatore di questi primi minuti di gara. Cota dentro, benissimo per De Pippo, ispiratissimo Cota. Aveva anche preso un colpo Perez. Ancora fallo sempre di De Pippo, credo. Poi viene sostituito. Al suo posto entra Giovanni Lamura. 4 e 12, ancora da giocare, 16 a 11 per i padroni di casa. Puleo per Bilotta, si va fuori da Ancona che è una mezza idea che non diventa intera. Sfida Cota sul palleggio, arresto e tiro del numero 10. I primi due punti di Danilo Ancona. Norbedo chiama il movimento dei suoi, il blocco di Perez, Norbedo va fino in fondo e sono due anche per Matteo Norbedo, 18 a 13. Puleo ancora bagnata le sue polveri oggi, si crea la spaziatura d'Orazio, il pallone prova oltre il canestro, Perez lo recupera, evita che esca fuori e fa ripartire i suoi. Bellissimo il palleggio di Rodriguez che poi va a subire il fallo da parte di D'Orazio. E time out, 18 a 13 il punteggio con 3 minuti e 19 da giocare. Buon avvio del Formia che ha subito le triple dell'Aprilia, tenuto la testa sul campo la squadra di Rocco e si è portata avanti di 5 punti quando viene chiamato il primo time out. Alla ripresa ci saranno i liberi da tirare per Capitano Rodriguez. Rodriguez che viaggia con una media di 13 punti e mezzo a partita, 149 il suo bottino totale che fa di lui il secondo miglior marcatore della squadra. Il fischio dell'arbitro che chiama la fine del time out. Ancora qualche secondo per coach Di Rocco per arringare i suoi, dargli indicazioni. Ritorna in campo Perez, Gonzales della Blanca, claudicante. Il primo esce. Ma entra il secondo, la meta resta avanti, i punti diventano 6 di vantaggio da amministrare per questi 3 minuti e spiccioli del primo quarto. Ci prova Puleo, si deve innescare, ancora Perez che sbarra la strada, Puleo riconquista il pallone, bello il servizio per Ancona che però viene chiuso dalla mura. Cota ci prova da lontanissimo, il pallone che sfiora la retina ma senza entrare dal ferro. Rimessa per la Virtus. Vuole ancora entrare in ritmo dal punto di vista delle marcature, qui benissimo la penetrazione di Ancona che va a segno, subisce il fallo e va in lunetta il fallo di Cota. Tre falli il meta, mentre entra proprio al posto di Cota Giorgio Di Rocco. Realizza il libero supplementare il numero 10 dell'Aprilia, sedere a 5 il suo bottino personale in questa prima frazione di gara. Perez subisce il contatto da parte del numero 20 avversario Mario Milani, sarà 3 falli anche la Virtus. Perez lascia Norbedo, c'è Rodriguez invece esce dai blocchi di Rocco,
a sfidare al palleggio ancora Di Rocco, serve Perez, in due tempi controlla, scarico per la mura, ancora Perez che esce dall'arco, va al tiro allo squadra dei 24, abbraccia il pallone Rodriguez, ma non ha toccato nemmeno il ferro, quindi si è dato continuo il possesso e cambio per l'Aprilia. Puleo contro Rodriguez, si infila in mezzo a due, va a segno e subisce il fallo. Fallo di Rodriguez. Si doveva innescare Riccardo Puleo, lo fa nel migliore dei modi, due punti libero che però non entra, al rimbalzo ci va Perez. Norbedo chiama il movimento dei suoi, c'è largo la mura, Rodriguez va a posizionarsi vicino al numero 12, assist per Perez e sono altri due, la palla che si è dovuta arrampicare sul ferro per poi entrare. Un po' di apprensione, ma siamo 21-18. Puleo lascia a Bilotta quell'intercetto di Norbedo, la palla però torna tra le mani di Bilotta, la mette fuori per Ancona che prova a entrare, qui subisce il contatto, non per l'arbitro. Contropiede Formia, va Norbedo che alza il campanile, il tapin di Perez, alla fine ci pensa la mura. Gli applausi del pubblico del Palafabbiani per i primi due punti di Giovanni Lamura. Ancona per Puleo, fuori a Bilotta che ha già colpito e fatto male da tre, adesso di nuovo altri tre punti per lui. Norbedo, Perez ci prova all'altezza della lunetta, non riesce a recuperare il pallone al rimbalzo Rodriguez, allora riparte la Virtus Aprilia, la finta di tiro di Ancona, lascia Puleo che restituisce il pallone al numero 10, bella giocata dell'Aprilia, però non si concretizza, ruba palla il Formia che subito va dall'altra parte, Norbedo per Rodriguez a tempo e spazio per tentare la tripla, primo ferro, la mura al rimbalzo, 11-10 secondi, gioca col cronometro qui Norbedo, vuole sfruttare tutti i 4 secondi che mancano alla fine, qui però mi si commette, commesso fallo dall'Aprilia da parte del numero 20, ancora Milani. Di ottima azione di Norbedo che ha sfruttato praticamente tutto il cronometro, mancano due secondi, si è guadagnato questi tiri liberi. Il secondo ferro però sputa via il pallone sul primo. Stesso risultato anche nel secondo. Rodriguez aveva cercato il pallone, c'è una ripetizione e questa volta entra, 20, attenzione qui all'Ave Maria di Dorazio che non viene ascoltata, finisce il primo quarto 24-21 per il Formia che aveva cominciato zoppicando questa partita, ha recuperato la ripresa e si è portata avanti, tre punti di vantaggio alla fine del primo quarto, noi ci vediamo tra pochissimo per l'inizio del secondo. Ed eccoci qua pronti per l'inizio del secondo quarto, 24-21 il punteggio, avanti i padroni di casa alla fine del primo pezzettino di gara. Il possesso è per la squadra ospite, la Virtus Aprilia che attacca con Dorazio. Ancona pensa al tiro, poi non lo concretizza, adesso ci prova da tre. Milani recupera il rimbalzo, ancora Ancona, Dorazio per Bilotta. Prova da tre, questa volta il ferro non lo aiuta. Norbedo,
Lamura per Di Rocco. Rodriguez deve fare tutto da solo, benissimo, si gira, poi subisce il fallo del numero 11, deve essere il secondo fallo per Puleo, si è visto bene, è proprio il primo fallo della partita, sì, l'aveva commesso lui. Entra il primo con un po' d'aiuto. Ed entra anche il secondo. Di Lotta. Orbedo non lo fa respirare, riesce comunque lo scarico per Milani che lascia andare il pallone. Sono due. Poi si fa male il numero 20. Che esce dal campo, si è caduto su un avversario col piede, queste sono cose che fanno malissimo, speriamo per Marco Milani che non sia niente di grave, è molto dolorante il numero 20 della Virtus. Si riprende il gioco, le cure per Milani a fondo campo, il Formia attacca con Norbedo, esce dai blocchi Di Rocco, davanti a lui ancora Di Rocco per Lamura che va da tre in appoggio al tabellone, Giovanni Lamura 5 per lui con questa tripla, i punti finora 12 contro 12, Di Lotta contro Norbedo, Puleo per Dorazio, ancora Di Lotta, palleggio di Di Lotta, poi ci prova praticamente da casa sua, per poco non entra, Norbedo è solo, deve aspettare i compagni, Perez, Di Rocco per Rodriguez dalla media distanza, il palleggio, poi lascia a Perez che non vuole perdere il buon ritmo che ha avuto nel primo quarto, il miglior marcatore con 10 punti, più questi fanno 12. Ancona, Dorazio si gira, ancora il ferro che non aiuta la squadra ospite, che poi prova ad andare forte al rimbalzo con Bruni. Tocca il pallone che però esce, nel frattempo esce dal campo Dorazio, entra con il numero 5 Alessandro Cavicchini. Norbedo, Di Rocco per Lamura, Rodriguez, la difesa forte della Virtus, Rodriguez palla nell'angolo su Norbedo, però non è il tempo di provare la tripla, qui lascia andare il pallone allo scadere dei 24, Lamura va a combattere ma perde il duello con Bruni. L'arbitro ferma il gioco. C'è il cambio, entra con il numero 4 Nembrini, esce Di Lotta. Cambio chiaramente per l'Aprilia. Eccolo in possesso Nembrini, 24 punti per lui, una media di 3 punti a partita. Ancona, il blocco di Puleo che poi va verso il centro, la palla nell'angolo a cercare la tripla di Bruni che non si concretizza in punti. Allora dall'altra parte il Formia con Rodriguez che attacca il palleggio, cede a Di Rocco, dentro per Lamura, Perez prende posizione sotto canestro, Lamura lascia andare il pallone al rimbalzo prima di Perez, Puleo che lascia l'Ancona. Puleo, poi pasticcio sul passaggio per Nembrini che perde palla a Norbedo per Perez che appoggia al tabellone, sono altri due punti per lui. Contropiede veloce del Formia che punisce l'eroe della Virtus. Bruni per Ancona. Puleo
si gira, va al tiro, primo ferro, al rimbalzo ci arriva Cavicchini. Ancona, il blocco di Bruni, ancora fino in fondo, la stoppata di Rodriguez che gli cancella la vista del canestro. Passaggio dietro la schiena per Norbito per lasciare la tripla, il primo ferro, poi al rimbalzo Perez che strappa il pallone dalle mani di Lamura e va a mettere altri due punti. Mattatore di sgiornata Perez. 5-20 sul cronometro, 35-23 per i padroni di casa. Il fallo poi di Rodriguez. Mentre c'è time out, non ho ben capito se fare solo di Rodriguez o di Rocco, mi sono perso nei gesti del direttore di gara. Diciamo mattatore della serata, senza dubbio Perez, momento a 16 punti, superata abbondantemente la media di 10.7 del centro del Formia. 118 i punti prima di questa partita. Formia che ha un margine di vantaggio al momento rassicurante, sono 12 punti, mentre proprio non ce la fa Milani, che viene accompagnato saltellando su un piede solo sulla panchina, molto sofferente. Questi casi di infortuni non sono mai semplici. Mani sul volto per Milani, viene anche consolato dai compagni di squadra sulla panchina. Molto dolorante. Intanto torniamo in campo perché palla per la Virtus, abbiamo detto c'è stato un fallo da me attribuito a Rodriguez. Ancona è in possesso palla all'Aprilia. Puleo per Cappelli, il pallone per Cavicchini, la tripla però viene spinta via dal ferro allo scadere dei 24, il Formia subito dall'altra parte. Di Rocco vuole ragionare, davanti a lui Cappelli, il blocco di Gattesco, la palla fuori per Perez nell'angolo per Rodriguez che ha tempo, spazio per tirare, il ferro gli cancella la tripla, rimbalzo però come un leone Perez che poi va a tirare ma non riesce a mettere dentro due punti, quindi può ripartire la Virtus da tre, il pallone fuori sul tiro di Nembrini. Rodriguez, Perez, ritmi alti per questi ultimi 4 minuti e 20 da giocare, ancora Di Rocco servito splendidamente dentro ma non riesce a segnare due punti. Allora dall'altra parte, azione quasi fotocopia della precedente per l'Aprilia, se non questa volta Nembrini cede il pallone a Puleo che sfida tutta la difesa, il suo tiro si ferma sul primo ferro, Gattesco al rimbalzo difende il pallone dall'attacco di Cavicchini e fa ripartire i suoi Rodriguez. Puleo davanti, va dalla Mura, gli tocca il pallone Nembrini, lo difende però la Mura, gioco fermo, il fallo di Nembrini. Doppio cambio, uno per parte, esce Rodriguez, entra Cota, torna in panchina Cavicchini, in campo d'Orazio, Gattesco, Di Rocco, Lamura, palleggia, arresto, tiro, parabola altissima e due punti per Giovanni Lamura. Nembrini, Puleo, D'Orazio chiama e riceve il pallone Nembrini, ancora fuori, girare il pallone D'Orazio, fa saltare a vuoto Perez, va con la tripla spinta via dal ferro, Gattesco al rimbalzo, Cota in palleggio, durante lui Nembrini accelera, Cota prende tutto il campo, poi bellissimo il passaggio per Lamura che va al tiro, subisce il fallo di Nembrini, saranno due tiri liberi.
Primo libero non va. Il secondo sì. Nembrini, Puleo, fa tutto da solo e fa bene questa volta, allunga il braccio, si alza la parabola in appoggio al tabellone, sono due punti per Riccardo Puleo che ne ha fatti due nel primo quarto e sono due in questo secondo. Il blocco di Gattesco per la penetrazione di Rocco, lascia Perez che tanto per cambiare ne mette altri due. Fate 10 nel primo quarto, sono 8 in questo secondo. Farà alzare vertiginosamente la sua media. Qui Puleo ancora va tutto da solo, il rimbalzo catturato dalla mura, dall'altra parte il Formia con Cota che qui non frena e va a sbattere contro Cappelli che commette fallo. Raggiunge il limite la Virtus. Cota per Di Rocco, si gira e serve ancora Cota, una mezza idea che non si fa intera e tira da lì, poi un gancio di spalle, spettacolo Cota che pareggia i conti con Puleo, 4 punti per i due migliori marcatori delle due squadre. Oggi un po' a secco, ma la partita è lunga, è lunghissima, qui si allunga Puleo e infatti proprio smentiti subito, sono due punti di Puleo, 42-27, Cota, il ferro qui lo gli sputa via il pallone, si abbraccia Perez con Puleo, capito, chiama il fallo, è di Perez. Che adesso esce per lasciare il posto a De Pippo. L'avanzata di Cappelli contrastato da Cota che prova a fargli passare il centrocampo e ci riesce, infrazione di campo e palla per il Formia, applausi del Paolo Fabiani per Cota, difesa molto energica sul numero 8 in casacca nera. De Pippo prova a fare tutto da solo, poi lascia Gattesco ancora fuori per la mura, il palleggio, arresto e tiro da tre, secondo ferro e recupera palla di Bruni, è rientrato Bilotta, fallo di Rocco nel frattempo. Secondi al termine dell'azione della Virtus. Bilotta ci prova da tre, Bilotta non è fortunato come nel primo quarto, il numero 12 della Virtus, oh bravo nel primo quarto, aspetta che si accentri poco la fortuna, vediamo il 26 d'Orazio che si prende tutto lo spazio possibile per andare a mettere dentro questo gancio. Di Rocco, Cota, palla per Gattesco dentro, sfida tutta la difesa, poi schiaffa il pallone sotto il ferro, tutto lo spazio per la tripla di Bilotta e sbaglia ancora, al rimbalzo è bravo De Pippo, circolazione veloce di palla del Formia, Cota qui con rabbia fa una schiacciata quando il gioco era già stato fermato, il fallo del numero 8 Cappelli su Cota proprio che aveva anche sbagliato la schiacciata, inutile a gioco fermo. Primo libero a segno per Cota. Se
secondo non va al rimbalzo Bruni, poi difficile l'uscita della Virtus, ma sono scaduti i secondi per uscire dalla propria metà campo. Palla per il Formia, che sta difendendo in maniera pazzesca su queste situazioni, rende difficile anche solo l'uscita dalla propria metà campo alla Virtus. Cota, 10 secondi ora alla fine del secondo quarto. Cota contro Bilotta, si crea lo spazio, va fino in fondo, lascia Gattesco che sbaglia da sotto e finisce il secondo quarto 43-29 il punteggio. Formia che comanda la partita alla fine del secondo quarto e del primo tempo. Noi ci vediamo qui per il secondo tempo di questa partita, il terzo quarto, il penultimo atto di Formia Aprilia. Fabiani di Formia, la situazione è questa alla fine del secondo quarto, Formia avanti 43-29 sulla Virtus Aprilia. Le ultime indicazioni date da coach Di Rocco e coach Menichincheri per l'inizio della terza frazione di gioco che apre il secondo tempo di questa partita, penultimo atto. Possesso per il Formia che avanza con Norbedo. Gattesco lascia De Pippo che esce dai blocchi, ancora per Gattesco, la palla quasi rubata dal numero 16 che in realtà commette fallo sul numero 33, il primo fallo di Tommaso Bruni. Aprilia che dopo i 21 punti del primo quarto ne ha messi a segno solo 9 nel secondo. Questo ha permesso alla Formia di prendere il largo, primo quarto che si era chiuso con uno scarto di soli 3 punti. Secondo invece ha visto il margine che vedete in questo momento sul tabellone. Ha riconquistato palla intanto l'Aprilia che si è riversata nella metà campo del Meta. Puleo si scontra con De Pippo che commette fallo, secondo direttore di gara dovrebbe essere il terzo fallo per il numero 40 del Meta. Bilotta, errore vocalico, ancora fa saltare a vuoto la mura, poi cede a Bilotta che sbaglia la tripla, non ne ha messe più dopo il primo quarto. Dall'altra parte sbaglia la tre anche De Pippo, diciamo Bilotta che ne ha messe 3 in fila nel primo quarto, a secco totale di punti, rimasto a 9 fino a questo momento, e il miglior marcatore comunque della Virtus Aprilia. Questo la dice lunga sul secondo quarto della squadra ospite. Puleo prova a prendere per mano la squadra, 2 punti per lui che era fermo a quota 6 dopo i primi 2 quarti di gara. Norbedo lascia dei blocchi Gattesco, ci gira attorno Norbedo che prova a smistare per Di Rocco, subisce il fallo però del numero 10 Danilo Ancona, primo fallo per lui, sono già 2 però per l'Aprilia, passati in meno di 2 minuti, 1 minuto e mezzo. Norbedo, isolamento, lascia poi il pallone alla mura, Di Rocco la gira per De Pippo, cortissimo però il suo tiro, va a riprendersi il pallone, ci sarà probabilmente una contesa, sì.
palla all'Aprilia. Sembrava di aver visto il gesto di contesa da parte del direttore di gara. Dorazio, palla fuori per Ancona che sfida tutta la difesa del Formia, lascia andare il pallone e poi prova ad arrampicarsi al rimbalzo Bruni. Pallone che finisce dalle mani di Bilotta. Ancona per Dorazio, dentro molto bene per Puleo che si gira, lascia partire il pallone che si impenna per poi andarsi a depositare all'interno del canestro. Altri due punti per Puleo che sta provando a prendere ritmo dopo dei quarti difficili per lui. Lamura cortissimo per il primo ferro, attenzione al comeback dell'Aprilia che rischia di rientrare in partita. Dorazio, ottimo palleggio all'esterno di Dorazio, subito time out, deve fermare il gioco di Rocco. Un parziale di 6-0 dall'inizio di questo terzo quarto. Ho dovuto fermare immediatamente il gioco l'allenatore del Formia per dare una sveglia ai suoi. Sono partiti le marce molto basse in questo terzo quarto. Aprilia 6 punti consecutivi, 4 di Riccardo Puleo, 2 di Stefano Dorazio. Questi 4 punti, Puleo è diventato il miglior marcatore di questa serata per quanto riguarda l'Aprilia, salendo a quota 10 e a 6 invece Dorazio. Il miglior marcatore fino a questo momento è Gonzalez Perez della Blanca, 18 divisi in 10 nel primo e 8 nel secondo quarto. Un momento a secco il Formia, questo ha causato il timeout di Rocco. Di Rocco, Norbedo, Rodriguez, Lamura, Perez. Questo è il quintetto. Andrà a sedere De Pippo, andrà a sedere Gattesco. Bisogna ritornare a mettere punti sul tabellone il Formia. Rodriguez, Lamura per Perez. Fuori per Norbedo che non ci pensa due volte. La tripla però è lunga. Perez raccoglie il rimbalzo, va in appoggio al ferro che scherza un pochino con la palla, poi cede ai due punti li abbiamo chiamati, i punti di Perez. Sono arrivati 10 di distanza tra le due squadre, sono 4 possessi. Circolazione palla non semplice qui dell'Aprilia. Dorazio ci prova da 3, quella che si incastra nel ferro e poi il rimbalzo Rodriguez. Norbedo per Lamura che mette il pallone a terra, recupera però palla Ancona che sfida Di Rocco, lo vuole lasciare poi a Puleo, si imbarbica lui il pallone agli avversari. Il risultato è turnover per il Formia. Rodriguez ci pensa la tripla, poi subisce il fallo, non ci crede il giocatore dell'Aprilia, si tratta del numero 16 Bruni. Non ci crede davvero Bruni. Intanto Rodriguez andrà in lunetta, poi sarà ancora possesso Formia. Grazie agli avversari, Rodriguez sbagliando il libero. Vediamo se con il secondo sarà più fortunato. Sì, entra. Con questo fanno 6 punti di Rodriguez in questa partita. Viaggiato con medie molto più alte, 13 e mezzo in questa stagione, almeno fino a questo momento. Rodriguez per Di Rocco. Norbedo chiama palla Perez in mezzo, lo bello
bellissimo spaziamento di Perez che va a ricevere e mette altri due punti, sono 22 per il centro formiano. Abbiamo già detto nel corso di questa partita, per il numero 17 erano 10 e 7 di media, notevolmente impennata in questa gara. Cota per Norbedo che può andare da 3, sceglie Rodriguez, la difesa del pallone contro Bruni. Dall'altra parte per Norbedo che si è fatto tutto il campo, palla per Perez, l'intercetto di Dorazio. Ancona, c'è il fallo di Dirocco su Ancona. Invece di Rodriguez il fallo secondo l'arbitro. Fallo tra i numeri 10, c'è il timeout. Forme si è ripreso dopo un avvio decisamente zoppicante di questo terzo quarto, rimesso le cose quasi in parità. 5 punti messi a segno dal Formia in questi primi 5 minuti di terzo quarto, 4 per Perez, 1 per Rodriguez, 4 punti di Puleo e 2 di Dorazio invece per quanto riguarda la Virtus Aprilia, e quindi non riesce ancora a ricucire lo strappo. Ci proverà alla ripresa dal timeout. 48 a 35, 4 e 58 da giocare in questo terzo quarto. Rapido fischia, si rientra in campo. Rodriguez, Cota, Dirocco, Norbedo e Perez per il Formia. Ancona, Puleo, Bilotta, Dorazio e Bruni per l'Aprilia. Entra il primo libero di Ancona. Secondo no. Erano 6 per Rodriguez, diventano 6 anche per Ancona i punti. Stessa identica modalità, un libero dentro, uno fuori, era l'opposto per Rodriguez, il primo fuori, il secondo dentro. Ancona per Bruni, ancora Ancona che ci pensa, poi tira senza ritmo, il pallone prende il ferro, tocca la parte superiore del tabellone, rimessa sarà per il Formia. Norbedo, subito ad attaccarlo Ancona, sfrutta il blocco di Rodriguez per uscire dalla prima metà campo. Norbedo, ancora Ancona su di lui. Cota, lontanissimo dal canestro, il cross per Perez, la tocca, la palla diventa buona per Rodriguez che si arrampica su Puleo e va a mettere i due punti. Predice qualcosa all'arbitro, forse voleva anche il fallo. Dorazio dentro, bene il pallone per Puleo, ottima circolazione in questo caso dell'Aprilia. Cota, Norbedo, Perez da 3, secondo ferro per Rodriguez anticipato al rimbalzo. Bah, c'è una chiamata dell'arbitro, c'è il fallo ancora di Bruni. Sul capitano del Formia, Perez. Norbedo, Cota, va in sospensione il ferro, sputa via il pallone, riparte Puleo, dall'altra parte c'è ancora Puleo, vuole fare tutto da solo, prova ad andare al tiro, si la parla, si ferma sul ferro. Cota, Dirocco per Norbedo, va da 3, nulla da fare, ancora rimbalzo Rodriguez. Interviene Dorazio che fa ripartire l'azione dei suoi, poi ci prova da 3, ancora il pallone sputato via dal ferro, non si riesce a segnare in questo momento. Bellissima palla di Cota per Norbedo, scusate, mi ha interrotto nel bel mezzo di una frase, ma non potevamo non raccontarvela in diretta. Il grande passaggio di Cota per Norbedo.
Due punti per il Formia, poi il pallone di Dorazio è oltre la portata di tutti. Mani sulla testa per l'allenatore dell'Aprilia. Si è spenta la luce di Dorazio, ha buttato letteralmente via un pallone. Cota. Pronto a entrare De Pippo. Così come pronto Cavicchini per l'Aprilia, sotto canestro Rodriguez contrastato e arriva il recupero palla dell'Aprilia. Puleo va a contatto con Perez, non c'è fallo per l'arbitro, Perez va al rimbalzo subito dall'altra parte, Rodriguez è un 3 contro 2, Norbedo per Cota da 3, niente da fare, Bruni al rimbalzo. Dorazio finta il tiro, ci ripensa, palla però non entra, una partita che non vuole vedere tiri da 3. Dopo quelli di Bilotta effettivamente non ce ne sono stati, l'ultima tripla segnata è stata nel primo quarto e appunto è arrivata la smentita immediatamente, firmata Pablo Ariel Rodriguez, il capitano del Formia, mette fine al digiuno da 3, durato anche troppo in questa partita da parte di entrambe le squadre. Va Ancona e questa in gergo si chiama la seccia del telecronista, lasciatemi passare il termine, abbiamo appena detto che non si segnava più da 3, ne sono arrivate due di fila da parte dei due numeri 10, prima Rodriguez, poi Ancona, il punteggio con 1.30 da giocare alla fine del terzo quarto e 55 Formia, 41 Aprilia. 6 punti di Rodriguez in questo terzo quarto, sono 11 totali. Il miglior marcatore con 6 dall'altra parte in questo quarto è Puleo che sale a 12 come bottino totale. Il miglior marcatore della gara fino a questo momento resta Perez, 4 per lui in questo terzo quarto, 22 in totale dopo i 18 sparsi tra i 10 del primo e gli 8 del secondo quarto. I 9 punti di Bilotta nel primo quarto erano appunto le 3 triple messe a segno e le uniche fino a questi secondi praticamente. Puleo che è stato raggiunto da Bilotta, che è stato raggiunto da Ancona e superato da Puleo nei punti messi a segno in questa partita per quanto riguarda l'Aprilia. Norbedo, De Pippo, su di lui proprio Bilotta, Cota litiga con il pallone, lo deve lasciare nuovamente indietro a De Pippo che ci prova da 3, la palla viene messa fuori ma recuperata ancora dal Formia. Cota sfrutta il blocco di Rodriguez, va fino in fondo, Cota è ancora fantastico, Cota che sta centellinando i suoi punti, con questi fanno 7, veramente pochi per uno che viaggia con la media di 20 a partita, media che quindi dopo questa gara a meno di un exploit nell'ultimo quarto dovrà essere ritoccata verso il basso. Dorazio sfortunato qui perché era buono il tiro, era quasi entrato, poi il ferro ha deciso di no. Eccolo qui Cota che va a subire il fallo. Andrei in lunetta per due tiri liberi, mancato poco che non facesse gioco potenziale da 3 punti, il fallo di Ancona, non so cosa è di Bilotta. Sbaglia Cota. Norbedo, tamponato Cota da Bilotta, ci prova poi da 13 secondi alla fine, erano scaduti 24 praticamente, ha dovuto tirare in fretta, tripla però è stata poco efficace, qualcosa si fa sotto il campo, ancora fino alla fine, ancora una volta un errore di Cota, questa volta veramente sfortunato, finisce
Il terzo quarto 58 a 41 per il Formia, ci vediamo tra pochissimo per l'ultimo atto di questa gara. Ci siamo, comincia l'ultimo atto di questa partita. 58 a 41 il punteggio per i padroni di casa. Norbedo in possesso, Perez dentro per Rodriguez che si fa beffe la difesa e sbaglia il più facile dei tapin. Palla all'Aprilia, ci prova da tre, Cappelli si iscrive alla partita, il numero 8 con questi tre punti. Norbedo, Perez restituisce il pallone, Cota, blocco di Rodriguez, Cota non riesce a sfruttarlo a dovere, la palla fuori per Rodriguez che ci prova da tre, primo ferro, non arriva al rimbalzo Norbedo, allora riparte Cappello e sono due punti per Dorazio. Cappelli, Cappello, errore anche per me. Norbedo, De Pippo contro Dorazio, Norbedo, una chiamata contro Cavicchini. Perez, Norbedo, Rodriguez, Perez contro Cavicchini, si va fuori per Cota, pensa alla tripla, poi prova lo scarico verso Norbedo, ruba palla a Puleo, lascia andare il pallone, Rodriguez al rimbalzo, quel tiro sbagliato dal numero 11 dell'Aprilia. Norbedo, Cota, De Pippo, si crea lo spazio, poi serve Perez che da lì non può sbagliare, a segno in tutti i quarti della partita Perez che sale a quota 24. Cavicchini, dall'altra parte per Dorazio che deve tirare da tre, lo fa benissimo Dorazio. 60 a 49, 11 punti di vantaggio, lo slalom di Norbedo, poi lascia a Cota, ancora una chiamata dell'arbitro, chiama il fallo del numero 8, è tratta di Antonio Cappelli. Sarà quota 3. Perez per Norbedo, Cappelli quasi intercetta il pallone, Norbedo se ne va in mezzo a una serva di avversari, c'è però il fallo di Norbedo, l'infrazione più che il fallo di palleggio. Cappelli, circolazione di palla dell'Aprilia, Puleo dentro per Dorazio che deve aggirare Norbedo, lascia a Cavicchini che appoggia, si iscrive la partita anche Cavicchini, meno 9, tre possessi pieni di distanza tra le due squadre. Cota, Dorazio rischia di intercettare il pallone, pallone che però finisce fuori, la rimessa sarà per il Formia mentre esce De Pippo ed entra la mura. Pronta a rimettere il pallone in gioco Cota, fa vedere Norbedo che riceve contro Cappelli, vedere Rodriguez per un blocco, Norbedo riesce a fare tutto da solo, al rimbalzo Perez non riesce a segnare, Cavicchini recupera palla e riparte velocissimo Cappelli, la palla per Nembrini fuori a Dorazio che non riesce a tenere da tre, torna indietro, il tiro è ancora la tripla di Stefano Dorazio, risale la china, l'Aprilia che va a meno 6. Rodriguez per Norbedo, Cota, il
fallo di Nembrini su Cota. È stato chiamato un fallo anche a Perez, addirittura tecnico per contro Perez. Va a segnare il libero d'Orazio, attenzione che quindi il finale sarà elettrico qui al Pala Fabiani. Impensabile questa situazione alla fine del secondo quarto, con il Formia in totale controllo della gara. Aveva visto qualcosa di Rocco all'inizio del terzo, che ha dovuto subito fermare dopo un parziale di 6-0 da parte degli avversari. Adesso sono lì a meno 5, ci può credere l'Aprilia, ci deve credere. Cota sbaglia il tiro, va al rimbalzo d'Orazio, c'è il fallo di Cota e poi qui ha un gesto decisamente fuori dalle righe. L'arbitro lo grazia. Nembrini, finta di passaggio, poi serve Cappelli, d'Orazio. Da tre ancora d'Orazio, e ancora lui, 12 punti in un amen per d'Orazio, che si doppia, ne ha fatti 6 nei tre quarti precedenti, 58-60, meno 2, 5-15 sul cronometro. Rodriguez si perde il pallone, l'arbitro chiama il fallo. Mentre va a sedersi Norbedo, sono due liberi per Rodriguez, raggiunto il limite l'Aprilia, entra il primo per il capitano del Formia. Ancora secco in questo ultimo periodo, entra anche il secondo con un po' di fatica, ma entra. 4 punti in totale per il Formia da quando è iniziato il quarto quarto. Il tiro di Cappelli, il ferro e il rimbalzo conquistato da Perez, poi c'è il fallo di Perez. Non capisce Di Rocco e si ferma la partita. Time out. Forse non è stato fischiato il fallo di Perez, quanto piuttosto palla fuori. La difesa del possesso di Perez sulla linea. Gli arbitri che si confrontano con il numero 17 è veramente molto arrabbiato. Di Rocco una furia. 62-58, 4 i punti di distanza tra le due squadre. Quando sono stati anche 14 alla fine del secondo quarto. E 17 alla fine del terzo, c'è proprio una cavalcata quella della Piglia in questa ultima frazione di gioco, che si è portata a meno 4. Ancora a chiedere spiegazioni all'arbitro Perez. Ma intanto il possesso sarà per gli uomini in casacca nera. Thank you.
Cappelli per Nembrini, Dorazio. Attenzione a concedere il tiro da tre, Nembrini per Cappelli, dentro ancora per Dorazio. E il canestro di Riccardo Puleo, che non aveva ancora segnato in questo quarto quarto, 62 a 60. Possesso Formia di Rocco. Cappelli che ha dato uno sprint notevole a tutta la squadra. La Mura da tre ha bisogno vitale di fare punti in forma. Qui c'è il fallo su Perez del numero 26 e fa no con il dito, ma il fallo c'è. Fa in lunetta Perez. Entra il primo, però forse non è stato di Dorazio ma di Nembrini. E entra anche il secondo, bisogno vitale, l'abbiamo detto, ossigeno, questi due punti di Perez. Cappelli, Dorazio, Nembrini. Ancora per Cappelli che prende velocità, lascia ancora fuori a Nembrini che va da tre, il ferro dice di no. Deve rallentare il ritmo della partita il Formia e cercare assolutamente di fare punti, sfruttare il cronometro e capitalizzare. Fallo del numero 5 qui. Fallo di Cavicchini, esce Nembrini, rientra Bilotta che ha aperto la gara con le triple. Esce anche Cavicchini per lasciare il posto a Tommaso Bruni. La Mura va in lunetta. Esce il primo. Ed esce anche il secondo, al rimbalzo ci va proprio Bruni. Si è spento il Formia in questo quarto quarto. Cappelli per Puleo, fa sportellate con Perez, poi fa il blocco di Rocco. Cappelli per Dorazio, la finta, il tiro da tre, questa volta non entra ma è bravo a sfruttare l'errore di Rodriguez. Puleo da casa sua! Cappelli ancora da tre e siamo a meno uno per l'Aprilia, che si è arrampicato su una montagna che sembrava impossibile da scalare. E qui c'è sfondamento di Cota, su Cota, il fallo è di Cappelli. Possibilità di tornare a un possesso pieno di vantaggio, il primo entra, quantomeno un possesso c'è. Entra anche il secondo, quindi possesso pieno di vantaggio per il Formia, 66 a 63, 3 minuti ancora da giocare. Dorazio per Cappelli. Da fuori Rodriguez quasi la ruba, non riesce poi a tenerla in campo. Ancora Aprilia in possesso con 7 secondi da giocare per terminare e chiudere l'azione. Dorazio, Bilotta, si crea lo spazio per lasciare andare la tripla e pari 66, non aveva segnato se non nel primo quarto, 3 tiri da 3, arriva il quarto tiro da 3, la quarta tripla realizzata per Bilotta che dopo due quarti di digiuno torna a segnare del modo più sanguinoso per il Formia. La rimessa è bianca, 2:21 sul cronometro per chiudere questa partita, pari 66 con il Formia che è stato in vantaggio per tutta la gara tranne che per l'inizio proprio. Fallo di Puleo su Rodriguez,
due liberi per tornare avanti. Entra il primo. Solo due punti su azione fino a questo momento per il Formia. Sbaglia il secondo libero, poi va a subire il contatto con il numero 12 Bilotta. Una magia di Rodriguez che si conquista altri due liberi per rimediare all'errore di poco fa. Ma niente da fare, il primo non entra. Ma entra il secondo, diciamo 2 su 4 e per ora va bene così. Ma solo i due punti in situazione per il Formia. Sui 12 totali, anzi 10 totali di questo quarto quarto, il resto sono stati tutti liberi. Qua porta a spasso la difesa il numero 12 Bilotta, ma un errore banale di Puleo che poi si fa male. Viene chiamata ancora la palla per l'Aprilia contro Perez, che non sa più con chi deve prendersela. Dei problemi di crampi per Puleo, deve fermare il gioco. Devono fermare il gioco i due allenatori. Perez continua a discutere con gli arbitri e deve fare attenzione perché la situazione è molto delicata. 1 minuto e 58 a giocare, possesso per l'Aprilia, meno 2, 6-8, 6-6. Il vantaggio della Formia è stato letteralmente sciupato, dissipato in questo quarto quarto. Merito dello strappo decisivo di Stefano Dorazio. 12 punti praticamente fatti uno in fila all'altro, 3 triple realizzate più le 2 di Cappelli più quella di Bilotta, sono 6 triple in un quarto, ce ne sono state 3 in tutta la partita per l'Aprilia. Anzi no, ce ne sono state più di 3, scusate, ho detto con i dati sbagliati, ma è 3 di Bilotta, una di Ancona per l'Aprilia e una di Milani. Una qui, attenzione perché Bilotta quasi mette la tripla del sorpasso. Fare Rata corrige di un po' perché ci sono una tripla di Rodriguez nel terzo e una tripla di Lamura nel secondo quarto. Per il Formia non è proprio vero che si sono fermate le triple nel primo quarto, come ho detto a un certo punto della gara. Ecco Rodriguez che ci prova da tre, la palla sputata e tramette via dal ferro. Lamura al rimbalzo, difende il pallone, non riesce a segnare. Ancora Lamura, ancora lascia andare per aria il pallone, al terzo tentativo ce la fa. Torna ad avere margine il Formia per questo minuto e 15 che manca alla fine. Dorazio finta il tiro da 3, Puleo va fino in fondo, va e segna, e andrà in lunetta per il libero supplementare. Potenziale gioco a 3 punti per Puleo, che zitto zitto i suoi 16 li ha fatti, può arrivare a 17. Lui che di media ha fatto il 14-7, sbaglia completamente però il libero Puleo. Brutto errore questo della numero 11, capocannoniere della sua squadra, se possiamo usare un termine mutuato dal calcio. Cota. Sfrutta il cronometro, Cota quasi però inciampa. Difesa forte anche troppo quella di Bruni su Perez che andrà in lunetta, fallo del numero 16. Ancora ossigeno nei polmoni del Formia, possono arrivare sotto forma di punti, vediamo se Perez riesce ed il primo entra.
ed entra anche il secondo, è stato fondamentale per il Formia trovare subito il bonus. Solo 4 punti realizzati su azione, i 2 di Perez e i 2 di Lamura, poi tutti liberi. Chiamato fallo a Cota. Aggiunge il bonus anche il Formia, dal prossimo si andrà ai liberi anche per l'Aprilia. Puleo chiama uno schema, mancano 44 secondi alla fine. Un possesso a testa. Da 3 non riesce il tiro di Bilotta. Sono a 4 punti di distanza con il Formia che deve sfruttare tutto il cronometro. Rodriguez dentro per Lamura, benissimo, e l'appoggio al vetro di Lamura. ...74-68... si è ricreata la distanza tra le due squadre, quel tiro sbagliato di Dorazio, cioè il fallo di Lamura, sono 3 liberi quindi per Dorazio. Deve realizzarli tutti Dorazio per portarsi a meno 3 con l'ultimo possesso a disposizione però del Formia. Il primo entra. Entra il secondo. Pallone che pesa tantissimo con le mani del numero 26. Entra lo scopettone. Non sappiamo quanto ci fosse realmente la necessità o per disturbare il numero 26. Fatto sta che Dorazio segna. È chiaramente time out. 16 secondi al termine, 3 punti di distanza tra le due squadre, 74 Formia, 71 Aprilia, una partita che il Formia stava portando a casa senza grossi patemi. Questo ultimo quarto si è scatenato Dorazio, ha ricucito uno strappo che sembrava enorme, portato punto a punto in questo finale duello rusticano tra il Formia e l'Aprilia. Per il Formia è fondamentale o far scorrere tutto il cronometro o trovare punti di qualunque forma. Vedremo se l'Aprilia tenterà il fallo per tornare subito in possesso del pallone. Questo porterebbe comunque il Formia ad avere dei tiri liberi, potrebbe anche realizzarli. Ecco qui infatti trova il fallo di Puleo su Rodriguez, che fino a questo momento non ha avuto un ottimo rapporto con i liberi. Deve andarsi a sedere Puleo. Entra Cavicchini. Ed entra il primo di Rodriguez, rischia di essere il libero più importante della sua partita, anche perché il secondo esce subito dall'altra parte, deve affrettare le operazioni l'Aprilia, ma soprattutto deve segnare. La palla per Dorazio, da 3 il ferro sputa via la palla, e con 2 secondi sullo scadere di questa partita il Formia vince 75-71, una sfida che si è fatta emozionante veramente fino all'ultimo secondo, proprio in questo ultimo quarto. Grazie a tutti per essere stati con noi. Il Formia con questa vittoria si porta a 14 punti in classifica, la prima resta a quota 6. Io stavo già partendo con i ringraziamenti senza neanche aver fatto un piccolo recap di quello che succederà poi. Il Formia resta atteso dalla trasferta contro il Petriana Roma, la seconda della classe, partita importantissima ancorché difficilissima,
mentre per l'Aprilia si torna a casa contro la Vis Nova Basket Roma, ottava forza di questo campionato. Il Formia prima di questa gara era al nono posto, quindi ci aspetta per la prima una partita del tutto simile a quella appena vissuta. Fatto sta che questa battaglia l'ha vinta il Formia al Palo Fabiani per 75-71. Dagli spalti per la telecronaca è tutto, vi rimandiamo alle interviste del post partita e a tutti gli appuntamenti sempre qui su Telegolfo. Da Nicola Dell'Anno e Davide Guzzardi, grazie a tutti. Eccoci qui con Massaro e De Pippo, siamo stati, come si dice, spettatori di una partita abbastanza forte da un punto di vista emotivo, Formi avanti per gran parte della gara, subito poi un comeback clamoroso da parte dell'Aprilia che ha portato appunto a punto fino all'ultimo secondo, partita che comunque il Formia è riuscito a vincere. Cominciamo proprio da te, hai visto i tuoi compagni dalla panchina giocare questa gara divisa praticamente in due tronconi, una che riguarda il primo che riguarda i primi tre quarti, l'ultimo che riguarda l'ultimo quarto appunto. Cosa hai visto, come giudichi questa prestazione da parte della tua squadra? Vabbè, il terzo quarto abbiamo giocato bene, infatti abbiamo un vantaggio di 17 punti alla fine, però poi siamo all'ultimo, siamo un po' calati in intensità e infatti ci ha punito questo, abbiamo rimesso in gioco la partita fino all'ultimo, però penso che i compagni alla fine ci hanno dato tutto in campo, perciò la prestazione che abbiamo dato oggi ci dà i due punti, ce li siamo portati a casa. Cosa è successo in questo quarto dove avete praticamente spento la luce? Non può essere frutto soltanto delle triple che sono entrate da parte di Dorazio. Cosa è successo? Beh, devo dire che c'è stato un piccolo calo di attenzione, forse nel magari pensare che la partita fosse già chiusa, e questa è una cosa che appunto a questi livelli non deve succedere, perché giocatori come abbiamo visto dell'Aprilia, tre bombe e tornavo in partita in un attimo. Dobbiamo cercare di continuare a giocare e di, se abbiamo, stiamo avanti di 10, andare più 15, più 15, più 16, per poi andare sempre più avanti, per poi, per non rischiare di perdere partite come stavamo rischiando di perdere questa. C'è stata anche un'avvisaglia proprio ad inizio del terzo quarto, dove avete subito un parziale di 6-0, dove Di Rocco ha immediatamente chiamato un time out per dire ragazzi cosa sta succedendo. E soffrite di questi momenti, come lavorare per fare in modo che non diventi più un problema nel corso della partita? Beh, sicuramente allenando, cioè tenendo l'attenzione alta durante tutto l'allenamento, e poi comunque sono cose che sì, il coach ci può stimolare, però comunque devono venire da noi stessi, cioè dobbiamo essere noi stessi chi sta in campo più attenti, e un mattoncino alla volta comunque riusciremo a colmare questa mancanza. Parlando poi invece di quello che riguarda la classifica, il Formia in questo momento è in una posizione comoda di metà classifica, se possiamo dire così, ti chiedo se era questo il tipo di campionato che avete pensato ad inizio anno, su cosa siete invece meno contenti e dove volete arrivare alla fine di questo campionato? Vabbè, stiamo quasi arrivando comunque al giro di boa, diciamo. Vabbè, no, più o meno questo era ci erano prefissati, metà classifica, e poi di cose negative penso nulla, perché più o meno questo stiamo facendo il nostro campionato. Rispetto all'anno scorso siamo una squadra giovane, perciò dobbiamo dare tutto in ogni partita e vedendo a fine stagione dove arriviamo. Cosa ci si porta dietro dopo una partita del genere? Come fare per ripartire meglio dalla prossima, visto e considerato che andrete a giocare in casa della seconda in classifica? Sì, vabbè, dobbiamo, come ha detto prima De Pippo, dobbiamo allenarci bene durante la settimana, stare sempre concentrati, e in partita non dobbiamo avere questi cali di tensione, perché poi ci penalizzano e dobbiamo fare sempre uno sforzo per rimetterla in partita le situazioni. Si va in casa della Petriana, come si batte una squadra così forte? È seconda solamente per delle piccole differenze all'interno della classifica, ma ha gli stessi punti della capolista.
come si gioca una partita del genere, mentalmente come la si prepara e soprattutto se c'è una chiave per vincerla. Guarda, sinceramente queste cose tecniche le lascio al coach. Io ti dico solo che personalmente cercherò di allenarmi al massimo durante la settimana, come sono sicuro che farà tutta la squadra. Poi seguiremo le indicazioni del nostro allenatore e cercando comunque di fare ognuno il proprio. Secondo me abbiamo le carte in regola comunque, come abbiamo dimostrato anche con Viterbo che è prima in classifica in casa, che abbiamo perso di un punto, una partita che stavamo dominando, che abbiamo dominato secondo me. Possiamo giocarcela con tutte, anche con la Petriana, senza problemi. Abbiamo qui coach Di Rocco. Coach, è successo qualcosa all'interno di questa partita? Siamo divisa in due facce di una medaglia, un dominio praticamente per tre quarti, poi lei qualche avvisaglia all'inizio del terzo quarto l'ha vista perché ha fermato subito il gioco, poi nel quarto quasi una debacle, sì, va bene gli avversari, ma a un certo punto si è spenta la luce. Sì, effettivamente c'è poco da aggiungere a quello che dici tu. È chiaro che le partite si giocano su due lati, quindi in difesa e in attacco, si giocano in quattro quarti e quello che hai fatto precedentemente non conta fino a che non suona la sirena. Questo è il gioco, lo conosciamo, a volte beneficiamo noi di vittorie nell'ultimo quarto, a volte veniamo danneggiati da questo principio. Oggi è stata una partita che noi abbiamo affrontato nel primo quarto in maniera così un pochetto supponenti, un po' molli e supponenti. Pensavamo che la classifica dell'Aprilia fosse parlasse e invece, come ho detto prima, loro hanno comunque fatto un primo quarto abbastanza di personalità. Gli esterni loro sono stati vivaci, hanno giocato una pallacanestro attenta sul perimetro e anche la differenza di taglia che noi avevamo rispetto a loro non ci ha permesso di imprimere un ritmo importante e dilatare. Poi abbiamo giocato un secondo quarto sicuramente più di personalità, con maggiore testa alta e con maggiore attenzione, e siamo andati avanti come era giusto che fosse. Abbiamo dilatato fino a più 14, siamo andati a riposo più 14, ma anche il terzo quarto poi siamo andati a più 17, abbiamo cominciato il quarto quarto a più 17. Io qua leggo, quindi le cifre poi, le cifre ci sono. Holgan Nash, poeta americano, diceva che ci sono bugie, grandi bugie e statistiche. Questa piccola citazione dotta per dire che non si può non riconoscere che noi eravamo, e lo leggo, 58-41 al termine del terzo quarto. Poi abbiamo avuto un calo di tensione, ma oltre che di tensione proprio di letture difensive sbagliate. Io ho insistito con la difesa zona, ho provato anche a cambiare difesa, ma purtroppo era proprio l'atteggiamento un po' farlocco che avevamo, e questo ha creato fiducia in loro. E poi avete visto, alla fine l'abbiamo messa a posto con il mestiere, con i tiri liberi, con qualche giocata, con qualche isolamento dei nostri giocatori più importanti. Bene così. Ci dobbiamo lavorare, rifletteremo e cercheremo di usare un po' più di psicologia per capire meglio come gestire queste situazioni. Una delle chiavi è stata, mi permetto un piccolo giudizio, io non sono competente come lei, è stata proprio quella di aver raggiunto abbastanza presto nell'ultimo quarto il bonus dei liberi. Questo ti ha concesso, io carta canta, ripeto, sono stati 4 punti, sì, in sì, totale su azione, sì, il resto tutti liberi. Siamo andati in lunetta, infatti alla fine sono stati decisivi i nostri giocatori che sono andati in lunetta, hanno avuto un ottimo atteggiamento dalla linea di tiro libero, lì ci sono andati decisi e questo ci ha consentito con freddezza poi di mettere in cassaforte il risultato. Ma comunque va bene così. Le partite con Civitavecchia, con Sora, con Viterbo sono finite di 1, di 2, di 4 a favore degli altri, soprattutto quella di Viterbo e di Civitavecchia, dopo che noi eravamo stati sempre in vantaggio. Bene così, che questa è finita con un pizzicotto per noi. A volte va bene. Questo è il basket, anche se poi è giusto che noi riflettiamo sul come, sul dove, sul perché. Insomma, queste domande un po' più
approfondite che io devo fare ai miei giocatori, devo fare a me stesso, al mio staff, per cercare di correggere e di modificare alcune scelte, alcune riflessioni che magari non erano quelle corrette, e soprattutto un atteggiamento che mi piacerebbe fosse sempre più energico, performante, che probabilmente nel nostro campo, quindi nella fase di difesa, noi tendiamo un attimo a calare, e invece questo atteggiamento lo dobbiamo sempre tenere alto, giusto, appropriato, e su questo c'è un po' da lavorare, ecco. Senso, prima che comincino a pioverci palloni in testa, due parole riguardo la prossima partita: si va in casa della Petriana, seconda della classe. Quali le mosse per cercare di portare via punti a una delle favorite del campionato? Ma noi siamo a 14, credo che siamo settimi stasera, siamo a 8 punti dalla prima e a 6 punti dalle seconde, quindi io credo che abbiamo una classifica che ci consente di guardare con fiducia alla partita di Petriana. Loro sono stati bravi, per adesso la classifica dice che i padroni del campionato sono Petriana e Viterbo, quindi è giusto che sia così, e io sono del parere che loro hanno meritatamente, anche se inaspettatamente per la Petriana, condotto fino ad oggi lì su, solo 2 sconfitte su 12 partite. Mi dicevi la chiave della... adesso godiamoci la partita, godiamoci questa vittoria, da martedì prepareremo la partita, ma penso che saranno i loro giocatori perimetrali, che hanno giocatori importanti perimetrali, che probabilmente sarà lì su quel punto del campo dove noi dovremo andare a lavorare bene, e dovremo trovare delle scelte e soluzioni, soprattutto difensive, contro la loro capacità di triplare e di giocare forte sul perimetro, perché loro internamente sono sicuramente nell'area di taglia molto più piccola di noi, anche se hanno 2 giovani di colore estremamente energetici, che hanno capacità di salto ripetuto, quindi buoni rimbalzisti. Però direi che sarà il confronto dei nostri esterni con i loro esterni che farà un po' le nostre guardie, i nostri playmaker contro i loro, che probabilmente farà pendere l'ago di qua o di là.